immenso, il verde pianeta della selva amazzonica, copre un territorio vasto 2 milioni di chilometri quadrati. A nord di Loreto e Amazonas vivono 40.000 indios superstiti di un mondo a noi ancora ignoto e misterioso. Sotto l'impenetrabile mantello di alberi si nascondono specie viventi, animali e vegetali a noi sconosciute. L'immensa foresta è tagliata dai grandi fiumi. Il Marañón, il Cenepa, il Rio Nieva. Le rare spedizioni scientifiche che si addentrano in questo mondo scoprono affascinanti misteri, rimasti nascosti dietro la verde natura impenetrabile. Ma oggi l'uomo comincia a intaccare queste che sono le ultime riserve del mondo. Viene costruita dall'esercito peruviano una carretera de penetración. Pacifico, la carrettera scavalca le Ande. Il nastro di terra battuta si inoltra per 1000 chilometri nella selva. Per vincere la compatta muraglia di alberi opera un intero esercito impegnato nell'operazione Miracolo. D'armata abbatte la resistenza della selva con i mezzi da guerra. Combatte contro il pantano, la malaria, contro la vegetazione che ricresce rapidamente. Il golpe verde darà un bottino ricchissimo di petrolio, diamanti, miniere di ferro, d'oro, di nickel. Avvicina e impone il nostro modello di civiltà agli indios, antichi signori della selva. Quando tutta la strada sarà aperta, gli autocarri andranno in 2 giorni dal Pacifico, nel cuore della foresta, ancora oggi verde. In questo grandioso scenario della natura vivono ancora le ultime immagini del mondo del Quaternario. Gli alberi crescono su un pantano fertile e immenso, dove i vapori fumigano sotto il caldo sole tropicale. Restano le felci gigantesche dell'era primordiale. Fiori dai colori incredibili di un paradiso perduto. La pioggia quotidiana gonfia la terra e il fiume. Restano, attraverso le stratificazioni millenarie della playa sul Rio, le testimonianze di un tempo remoto. Intorno al corso d'acqua, tante forme di vita. Si scoprono fogge animali quasi sconosciute, che salgono dal profondo fiume del passato. Reazioni organiche inaspettate producono mutazioni ancora per noi misteriose. In questo mondo, la natura vive nella condizione primigenia. Nella sterminata distesa del pianeta verde, dove la rigogliosa natura tropicale si presenta ancora come era 1 milione di anni fa, ogni fenomeno biologico appare possibile. Qui noi andiamo a cercare le tracce dell'esistenza di un ominide che vive nella selva. Un piccolo aereo ci abbandona sulla sponda del rio Marañón. Siamo nel cuore della selva peruviana, in prossimità del villaggio di Santa Maria del Nieva. È con noi il professor Mario Polia, esploratore e antropologo. È già stato qui e in canoa, da un fiume all'altro, ha raggiunto le tribù dell'interno e ha raccolto la prima fondata notizia sull'esistenza del misterioso essere che gli indios chiamano Tikei, l'uomo scimmia. Si
Siamo a 10.000 chilometri di distanza dalle capitali della scienza. E la nostra mente qui deve allargarsi e captare anche un'altra forma di conoscenza. Quella che nasce dalla cultura degli indios, che vedono e incontrano il Tikei, il misterioso Yeti della selva. Siamo nel villaggio peruviano di Santa Maria di Nieva, alle sponde del rio delle Amazzoni, del rio Maragnon, pardon, alla confluenza con il rio Nieva, organizzando una spedizione nell'interno della selva alla ricerca di un misterioso essere, un essere antropoide, degli Aguaruna che vivono nelle comunità all'interno della selva dall'altra parte del Maragnon, definiscono essere non uomo perché ha il corpo coperto da lunghi peli, però essere non scimmia perché cammina in stazione retta, ha un'intelligenza abbastanza sviluppata e non possiede la coda, questo secondo il racconto Aguaruna. Lo stesso racconto ho raccolto presso le comunità dei bianchi che vivono sulla sponda del fiume e presso gli Aguaruna, semicivilizzati, che vivono a contatto con i bianchi, lavorando con loro. Presso gli Aguaruna ho anche saputo altri dettagli sul conto di questo misterioso essere. Sappiamo che vive in grotte, nelle pendici dei monti, negli ultimi contrafforti andini, sul corso del rio Senepa. Oltretutto possiede un limitato armamento costituito da lance di madera di cionta a puntire con il fuoco. Siamo ai confini della civiltà bianca, che nell'impatto con il mondo durissimo della selva va in disgregazione. Il nuovo modo di vita, giunto fin qui con l'idroplano, contamina gli indios. Quelli che fino a pochi anni fa vivevano nel mondo tribale degli Aguaruna hanno assunto oggi la cultura dei bianchi. Questi ultimi, a loro volta, pur usando il motoscafo, la radiolina transistor e la plastica, vivono nella condizione degli indios. La civiltà ha portato fin qui i pilastri del mondo bianco. Nel villaggio oggi si cura l'igiene personale, mentre alcune incerte opere pubbliche tentano di abbellire la piazza. Sulla piccola comunità dove erano gli Aguaruna vigila oggi la casermetta della Guardia Civile. La banca de oro raccoglie dai cercatori le pepite che affiorano dalla sabbia del rio. Sull'antico insediamento Aguaruna cresce oggi nel fango un villaggio da far west. Gli abitanti sono cosmopoliti e si fanno incontri imprevedibili. Angelino, il siciliano, vive qui con Eudosia, la sposa Aguaruna e i suoi 8 figli. Viene offerto un brindisi augurale per la nostra spedizione alla ricerca del misterioso Yeti della selva. È una buona occasione per i bianchi poter evadere con un po' d'alcol dalla solitudine e dall'assedio del verde. Per bianchi e indios si riproduce qui un modello di vita che porta noia e nevrosi. Agli indios, che sapevano leggere impercettibili segnali sulle piante e nel cielo, giunge ora quasi incomprensibile il nuovo messaggio del fumetto. Il fiume è l'autostrada della selva. I villaggi sono lontani una giornata di fiume l'uno dall'altro. Nel pianeta verde l'acqua è l'elemento base anche dal punto di vista quantitativo. È dovunque. La vegetazione cresce su uno sterminato acquitrino. Villaggi sono sulle sponde del rio dove gli indios hanno strappato la terra al pantano. Il fiume si divide in 100 bracci, come i trattori nelle campagne. Collega ogni luogo con la liquida pista che si insinua e si apre il varco attraverso la muraglia alberata.
La lancia a motore oggi ha portato ovunque la distruzione degli animali, uccisi dagli indios armati di fucile che vendono pelli in cambio di una scatola di cartucce. Così nella selva, fin dove è arrivata l'esplorazione, non ci sono più risorse alimentari a portata di mano. Anche gli alberi da frutto sono saccheggiati fin dove arriva la mano del pigro e vorace uomo bianco. Nonostante la grande ricchezza di sostanze organiche, oggi nella selva si può morire di fame e di sete come in un deserto. Resta soltanto a portata di mano la succosa e diffusissima papaya per dissetare e nutrire gli insoliti viandanti della foresta. Ricca di sali minerali, la polpa saporita aiuta a resistere all'insopportabile calore tropicale nelle faticose marce lungo i sentieri che dal fiume portano ai villaggi. Come ci accoglieranno gli indios? Gli Aguaruna sono i discendenti degli antichi Jibaro, tagliatori e riduttori di teste. Dobbiamo ottenere da loro fiducia e aiuto per farci indicare le tracce dello Yeti della selva. Qui i primitivi conoscono già l'uomo bianco. Il soldato mandato dal governo cura la malaria nel villaggio senza detronizzare lo sciamano. Le tradizioni e la cultura dei primitivi restano com'erano 10.000 anni fa. La donna è depositaria della cultura del gruppo. Cura l'artigianato, la piccola fabbrica dei vasi di ceramica, cotti sotto la cenere. La selezione naturale è più dura per i maschi, che muoiono spesso nella guerra e nelle battute di caccia. L'equilibrio demografico è garantito dalla poligamia. Manda ai figli le conoscenze apprese dai guerrieri e dai cacciatori che affrontano l'immensa e ostile selva che circonda l'angusto recinto del villaggio. L'anziana donna ripete gesti di sempre, mentre ricorda i mitici personaggi che popolano la foresta. Il Nunqui è lo spirito della germinazione, incarna e spiega il rigoglio della vegetazione tropicale. È il Nunqui che fa crescere le larghe foglie e che dà il colore ai fiori. La selva, il crostone di fango, la madre terra, sono essi stessi personaggi mitici. Anche se assumono altre forme, l'indio sa che non potrà mai vederli sotto un altro aspetto che non sia l'albero, il fiume, il fango. I primitivi vedono regolata la loro vita dalla pioggia, dalla vegetazione, dalla corrente rapida del fiume. Assegnare un comportamento quasi umano a questi elementi naturali corrisponde per gli abitanti della selva alla necessità di ricondurre a misura d'uomo queste forze per loro incommensurabili. Nessuna forza naturale viene però materializzata. L'indio non dirà mai di aver veduto il Nunqui, spirito della germinazione, o il Zurqui, che agita il fiume. Soltanto il Tikei, l'uomo scimmia, l'antropoide che gli Aguaruna dicono di incontrare nella selva, è descritto e si muove come un essere umano. Le sue azioni sono quelle di un uomo estremamente primitivo. Vive nelle cuevas, sopra inaccessibili scarpate. Scende al fiume per praticare forme di pesca elementare. Rapisce le donne mentre si bagnano sole. Il Tikei giunge silenzioso alle loro spalle e con immensa forza animalista le stordisce e le porta con sé. Vita in grotte naturali da dove si sposta continuamente, nelle alte colline che raggiunge con andatura scimmiesca, muovendosi a terra e fra gli alberi. È là, nelle cueva. La donna
conosce il Tikei non come uno spirito, ma come un essere vivente. Il Tikei è un diverso, è un uomo scimmia. Si nutre di yucca, la radice che gli Aguaruna coltivano per mangiare, infilando segmenti della pianta giovane nel terreno scavato alla profondità di un palmo. Gli Aguaruna, che si sono spinti nei lontani territori di caccia, hanno visto il Tikei, l'umanoide coperto di peli scimmieschi, coltivare vertas, le piccole piantagioni di yucca, davanti alle grotte sulle colline. Mentre troviamo le prime tracce che il misterioso essere ha lasciato nelle menti degli indios, scopriamo un mondo inatteso. La selva non è più il paradiso perduto. La nostra civiltà sta avanzando e lascia i suoi segni. La plastica, gli abiti di stoffa, nell'ambiente umido e caldo provocano soltanto sudiciume e l'influenza, che per l'indio è mortale. I fieri Aguaruna, abbandonata la caccia e diventati manovali, vivono in apatia le poche ore di riposo. L'amaca si degrada in pagliericcio. Uomini, donne e bambini, ormai privi di cibo, hanno il ventre gonfio dal rachitismo. C'è il macete di ferro. Ma nella capanna, dove manca ancora la pentola di smalto per cucinare, ci sono però già tante pentoline giocattolo. Perduto il sereno impianto familiare e sociale, ai figli degli indios è stato donato il socchiotto e la bambolina di celluloide. Anche qui, nella capanna oggi invasa dalla plastica, emergono dal passato tracce e testimonianze del Tikei. Ecco, l'essere è stato visto al fiume pescare con le mani i gamberoni, come questi, mangiarli crudi. Ci addentriamo in questo mondo dove continuamente troviamo passato e presente. L'avanzata bianca ha aperto qualche stradina dal fiume ai villaggi vicini. Insieme alla pista, davanti alle capanne, è arrivato anche il pentolone di rame, che viene usato oggi per gli stessi rituali di 10.000 anni fa. Sorprendiamo qui uno dei più gelosi segreti delle tribù Aguaruna. La donna sta preparando il masano. Questa è la bevanda inebriante fatta con la yucca. La bianca radice viene masticata a lungo per provocare la fermentazione. La preparazione del masato dura il tempo di una luna. Dopo 28 giorni verrà bevuta dalla tribù in una notte di orgia collettiva, dove ognuno, liberato da freni e inibizioni, confessa verità e colpe senza subire punizione alcuna. È stato segnalato che in questo villaggio i cacciatori hanno visto l'ominide. Andiamo a cercare Bokia, l'anziano capo tribù che conosce ogni storia vissuta dagli uomini nei lontani territori di caccia. Dobbiamo fare amicizia col suo piccolo popolo. Offriamo le nostre povere scorte. Qualche galletta su cui viene spalmato il contenuto di un barattolo di marmellata. L'offerta ha successo e gli indios diventano buoni amici. L'anziano Bokia si prepara a contraccambiare l'offerta amichevole. È pronto per noi un dono augurale, portato con dignità e sussiego dallo stesso capo. L'anziano Bokia ci offre un sashabaka, un animale simile ad un grosso tapiro,
cacciato con la cerbottana nella radura davanti al villaggio per far festa agli ospiti. Abbiamo conquistato ormai la fiducia dell'intera tribù e il capo ci accompagna nella sua capanna dove ci aspettano le sue donne. Bokia ha 9 mogli e 22 figli. La sua è una casa lunga. Qui tutte le sue donne vivono in comune ma separate da lui, il capo, che dorme e vigila nella zona centrale e chiusa della capanna. Questo è il giorno che precede la festa del Masado. L'orgia durerà tutta la notte. Le donne del capo preparano anche per noi un'offerta dell'eccitante bevanda. Gli orci sono colmi di masado, che provoca negli indios una frenetica eccitazione e la liberazione delle energie che gli uomini qui controllano sempre rigidamente per difendersi dai pericoli della durissima vita nella selva. La scarica orgiastica assolve ad una funzione che rivela l'esistenza di processi nevrotici anche tra i primitivi. Il masado lascia lucida la memoria e la coscienza, ma libera tutti da diffidenze e paure. La bevanda apre gli uomini all'amicizia e alla confidenza. Ognuno, infatti, nella notte di orgia, parla e racconta fatti che ha tenuto nascosti senza aggiungere invenzione o fantasia. Il siero della verità della selva ci farà conoscere il segreto del Piquei. Chi partecipa all'orgia del Masado cementa amicizia e confidenza. Nella notte dell'orgia, quando l'inebriante Masado avrà tolto agli indios ogni freno, Mario Polia tenterà di farci raccontare i particolari rimasti segreti sul Piquei, l'uomo scimmia, gelosamente custoditi nella memoria del capo e dei suoi cacciatori. Le rigide regole dell'ospitalità a Guaruna ammettono però al pernottamento soltanto due stranieri. Resteranno Mario e la guida. Mentre la tribù si prepara all'ubriacatura notturna, ingerendo già piccole dosi della bevanda fermentata, Mario va a cercare gamberones al fiume per sfuggire alle libagioni preliminari. Riuscirà così a restare padrone della sua mente per raccogliere poi le preziose confidenze sul Piquei. All'alba, quando torniamo sulla riva del fiume, Mario è già sul greto. Bokia, nella notte, ha parlato. Sì, conosce il Piquei
Ne ha incontrati quattro, due volte. Andavano a coppia. Mario legge gli appunti presi nella notte. Bochia ha incontrato per la prima volta i due esseri nella selva verso l'imbrunire. Marciavano in fila indiana, il corpo peloso e il volto umano. Non erano armati. Sono scomparsi rapidamente inghiottiti dalla fitta vegetazione. Bochia e gli altri cacciatori sono rimasti allibiti davanti a Leichmann Tikei, che in Aguaruna vuol dire l'uomo della specie del Tikei, un diverso. Bochia e gli altri cacciatori hanno incontrato gli uomini scimmia nella foresta vergine, nella zona di Kankas, a 6 giorni di cammino dal villaggio, là oltre il fiume, in direzione nord-ovest. I misteriosi esseri erano a soli 30 metri di distanza. E mentre fuggivano nella selva, Bochia e gli altri hanno udito il loro richiamo, in un linguaggio gutturale, incomprensibile. L'incontro si è poi ripetuto a Chiangos, a 4 giorni di marcia. Erano un maschio e una femmina molto giovani, alti così. L'anziano Bochia, dopo la notte del Masado, non ha più segreti con noi. Racconta e ricostruisce la sua testimonianza davanti a tutta la tribù. Quando incontrò i due giovani uomini scimmia, chiamò subito il più bravo dei cacciatori, quello che tira più lontano e con maggior precisione con la cerbottana, che qui chiamano pupuna. Ci accompagneranno ad una pericolosa battuta di caccia per cercare di nuovo l'incontro con il Tikei. Dovremo però sottoporci ad una prova, il tiro con la cerbottana. Per andare nei lontani territori di caccia bisogna essere cacciatori provetti. L'arma più efficace è ancora per loro la silenziosa pupuna, che lancia frecce al curaro. La nostra prova però fallisce miseramente e si capisce che come cacciatori non ispiriamo fiducia a nessuno. Anche un piccolo indio è più bravo di noi come tiratore di cerbottana. Il lungo cilindro di legno, forato e levigato perfettamente, è un'arma di alta precisione per chi la sa usare. Alla nostra incapacità di cacciatori si aggiunge adesso un altro guaio. Nella tribù si è sparso il timore che noi portiamo la grippe. La nostra banale influenza per gli indios è terribilmente mortale. Le donne delle capanne vicine fuggono e si allontanano spaventate e urlanti. Gli indios, per difendersi dal male, si nascondono nella selva. Nelle capanne deserte rimangono soltanto i cani e i pappagalli. Ci consoliamo cucinando l'ultimo piatto di spaghetti. Qui ormai siamo bloccati. I guerrieri presto ci cacceranno con violenza. Teniamo consiglio. Si potrebbe andare da soli, lungo il fiume, fino a Kanka. Ricordiamo le indicazioni dell'anziano Bochia. A 4 giorni di cammino, ci hanno detto, c'è un villaggio sulla destra. È deciso. Siamo tutti d'accordo. Andiamo da soli alla ricerca del Tikei.
Le piccole capanne lungo il fiume annunciano l'ultimo villaggio sulla direttrice del territorio dove Bokia ha visto i Tikei. Si fondono qui due civiltà, quella dell'alimentazione primitiva a base di radice di yucca e l'età del ferro, giunta attraverso il fiume che ha portato il macete. La radiolina a transistor convive con la maca e con l'organizzazione tribale, che anche qui assegna alle donne la funzione di trasmettere le tradizioni e la cultura del gruppo Aguaruna. Sono le donne che conservano gli strumenti che accompagnano i canti e le danze di festa e di caccia. Sono composti da conchiglie fossili sonore e variopinte raccolte sulle stratificazioni formate un milione di anni fa. Il fuoco è custodito da queste vestali della selva, che siedono in circolo intorno ai tre grandi legni che bruciano al centro. Giorno e notte viene mantenuto vivo il braciere, perché la fiamma non si spegne. Nella cultura aguaruna cogliamo qui un'altra testimonianza sull'esistenza del tikei. Ecco, l'ominide usa lance appuntite al fuoco così. Ci viene mostrato come l'uomo scimmia forma la sua arma, ruotando lentamente un lungo ramo diritto sulla brace. Da al ramo la foggia di un'arma primitiva, usata per la caccia di piccoli animali, che il tikei coglie di sorpresa mentre vanno ad abbeverarsi ad un laghetto, sotto una cascata, molto lontana da qui. Il cacciatore Urchi ci accompagnerà nella selva fino alla cascata e al laghetto dove l'uomo scimmia si apposta per dare la caccia agli animali assetati. La preparazione al viaggio si svolge tra canti propiziatori, mentre l'indio con tinture vegetali dipinge il suo volto per la maschera di guerra. Urchi si muove e caccia nella selva per noi impenetrabile attraverso misteriosi sentieri che lui soltanto conosce. Noi restiamo colpiti dalle apparizioni di fiori e bacche enormi e coloratissime. Incontriamo di nuovo l'acqua che scorre. Qui è più facile il cammino e il nutrimento, perché nella selva rada possiamo cogliere i frutti dalle piante alimentari. Ecco i grossi semi della pianta da cui viene estratto il cacao. La sorgente e il laghetto ormai sono vicini. Il terreno pantanoso ci costringe a un lungo giro.
facciamo pericolosi passaggi per tornare su un fondo asciutto e raggiungere facilmente la cascata al centro della selva. Il luogo selvaggio è impraticabile per noi. Soltanto i cacciatori indios, i tichei e gli animali possono muoversi e appostarsi intorno alla cascata, circondata dal pantano che minaccia di inghiottirci. La zona è praticabile soltanto sui massi, coperti da un muschio millenario e sdrucciolevole. Mario Folia tenta un passaggio a nuoto, ma deve rinunciare ad andare oltre. Approfitta della frescura e dell'acqua per un breve e originale ritorno. La tensione si scioglie e a un'attenta osservazione il lago e la cascata si rivelano inadatti ad un appostamento. Siamo troppi. La nostra presenza impaurisce e allontana ogni altro essere da questo territorio, dove è stata segnalata con più insistenza la presenza dell'inquietante creatura. Alcuni indios, reduci da una battuta di caccia, ci aprono una grande speranza e un nuovo faticoso obiettivo. Andiamo con loro verso l'ultima capanna sul fiume. Là è passato un bianco, Jorge, il cercatore d'oro. Jorge Wilson conosce il Tikei. Le tracce dell'ominide che cerchiamo da 30 giorni sono profondamente impresse non soltanto nella mente degli indios. Adesso possiamo ritrovarle anche nella preziosa testimonianza di un bianco. Leichmann Tikei dovrebbe essere qui. Questa è la zona indicata dall'anziano Bocchia. Siamo proprio sotto le cuevas, le grotte per noi irraggiungibili sugli ultimi contrafforti andini, dove gli indios dicono che si rifugia lo Yeti della selva. Jorge, il cercatore d'oro, è ormai lontano dalla capanna. Si è spostato a una giornata di fiume. Da qui, ai margini della foresta, fra le 100 anse del Maragnon e la fitta vegetazione, è come cercare un ago in un pagliaio. Finora abbiamo tentato 10 approdi. Saliamo per ogni sentiero che dal fiume si inoltra nella selva, ma non abbiamo trovato mai niente. Questa volta ci siamo. Deve essere qui. Troviamo gli strumenti usati per la ricerca dell'oro. Il cercatore si è addentrato nella selva e li ha lasciati incustoditi. Ecco la cassetta per prendere la sabbia dal fiume che contiene le scaglie e le pepite dorate. Accanto c'è anche l'inconfondibile cassa di lamiera forata per separare dalla sabbia le lamine e i blocchetti d'oro. Un lungo scivolo serve per lavare il terriccio misto alle scaglie preziose. Abbiamo finalmente trovato Jorge, il cercatore d'oro. Raccogliamo una sensazionale testimonianza. Bene, oltre alle storie che si raccontano, c'è un fatto vero che è accaduto vicino, qua vicino. Una guaruna, un giorno, una notte, bene, è andato a caccia. Bene, e al principio è andato per accompagnare un familiare che andava a farsi curare da uno sciamano. E gli ha portato la famiglia a farsi curare presso lo sciamano e è andato, quando si avvicinava la notte, a cacciare. La guaruna si chiama Urupisto, vive qua vicino. Voi potete parlare con lui quando volete.
La Guarune andò a caccia nella notte con il suo fucile e una lanterna, no? Per illuminare. È andato per il monte camminando, camminando, e subito ha visto degli occhi color verde, simili a quelli del tigrillo, no? Lui per prima cosa pensò che quegli occhi erano del tigrillo. Siccome la pelle del tigrillo costa molto, allora lui si entusiasmò pensando che poteva cacciarlo, che poteva ammazzarlo. Lo ha seguito. Lo ha seguito illuminando, e gli sembrava che questo animale si nascondeva dietro. Si nascondeva dietro l'albero, no? Dietro un albero, tirava fuori la testa, lo illuminava e di nuovo si nascondeva come prima. A un certo punto il cacciatore ha puntato l'arma e nel momento che ha messo fuori il corpo, mezzo corpo, gli ha sparato, no? Gli ha sparato e... bene, si è accasciato con un gemito di una persona, così, no? È caduto con un gemito. Si avvicinò e pensò di aver ucciso un uomo, si avvicinò e risultò che non era né tigrillo né era uomo, se non che era altro. Altro che non si sa quello che è, no? O si sa quello che è, però... però non è un essere conosciuto, no? Si avvicinò e vide un essere estraneo completamente. Jorge, ¿tú sabes? Por cierto, ¿de qué los aguaruna? ¿Conocen varias especies? Mario Molia domanda a Jorge. Jorge, tu sai che gli aguaruna conoscono varie specie di scimmie? L'uasci, il mecin, il pitch. Ora io ti domando, non poteva essere questa una specie di scimmia che un cacciatore aguaruna non aveva mai incontrato? No, non può essere, perché in primo luogo gli aguaruna conoscono tutte le specie di scimmie che sono nella selva, dal momento che per loro natura sono cacciatori, così che conoscono tutte le specie di scimmie. E questo non era una scimmia. Questo era un essere completamente estraneo che lui per la prima volta vedeva. Questo essere, inoltre il gemito che dava non era quello di una scimmia, era quello di una persona, diciamo, però molto primitiva, no? Come se cercasse di parlare così come si esprimeva. D'altra parte dirò, questo essere non era molto alto, era di una statura così, più o meno. Il corpo coperto completamente di pelo, tutto il corpo coperto di pelo, il viso come quello di una persona adulta, no? Però sempre coperta di pelo. E inoltre aveva un odore forte, forte e penetrante, molto sgradevole. Molto sgradevole, come di un essere che non si lava da molto tempo, così, un odore così forte, forte. Allora, bene, all'inizio si impressionò nel vedere questo essere, no? Pensò di caricarselo sulle spalle, pensava alla repugnanza che gli dava, che gli causava questo essere, però lo raccolse, lo sollevò e se lo caricò e lo portò per mostrarlo ai familiari che stavano in casa dello sciamano. Lo portò in una spiaggia più o meno come questa, simile a questa, e lì lo depositò per quella notte. E il giorno dopo i familiari andarono a vederlo, dissero che aveva ucciso il diavolo e tante altre cose, e poi lo mostrò e tutti lo videro. Tutte le persone che stavano nella casa lo videro. Allora una delle persone che stava lì salì sulla canoa per sollevarlo perché lo vedesse la gente, no? Allora accade che quando lo stavano abbassando l'odore era tanto forte, non sopportando questo odore, dissero di gettarlo nel fiume. La persona che lo ha ucciso è una guaruna che vive in Apaime. Si chiama Uropisto, che tradotto in spagnolo castigliano significa Roberto. Questo signore vive lì nella comunità di Apaime. Lui non lo uccise in questo luogo, lo uccise più lontano da qua, in un luogo che si chiama Chiangos. Lui andò ad accompagnare questo signore, questo familiare, dallo sciamano. E lì nella notte salì per andare a caccia e lo uccise. Il luogo si chiama Chiangos. Le persone che lo hanno visto sono della popolazione dei Chiangos. E inoltre una famiglia, la famiglia di questo signore, che sono gli Chaves. La signora Emerita Chaves, la figlia Marisa Chaves e altre persone che sono di là del luogo. Tutte queste persone lo hanno visto, quest'essere. Mario Molia chiede, Jorge, secondo te esiste il TK? Sì. Io sì, credo, sono convinto che esista, no? Tu sai che nella selva ci sono tante cose che sono sconosciute tuttavia al bianco. Ma non per il nativo, no? Quasi tutti lo sanno, no? Però ci sono molte cose sconosciute che... Ebbene, che l'uomo bianco non le conosce, ma che realmente esistono, no?
Inoltre questo che ti sto dicendo è completamente reale, completamente certo. Pertanto tu puoi andare in qualsiasi momento nella comunità dove vive questo signore e egli ti dirà, le persone che lo hanno visto possono testimoniare questo. Così io sono certamente convinto che ci sono cose nella selva che sono sconosciute ancora, però esistono, no? Mario Buia domanda, tu sei convinto che il Tikei esiste? Io sono convinto che il Tikei esiste, che non è una scimmia, che non è una scimmia perché non ha la coda. Questa è una prova che in realtà non è una scimmia, no? Tutte le scimmie della nostra selva hanno la coda, sì, hanno la coda. Questo non ha la coda, no? Mario Buia chiede, e che cos'è? Che non è, può essere una cosa intermedia, che non è né scimmia né uomo, ossia un essere a volte in estinzione, non so cosa potrà essere, però che esiste sì, certamente. Il Tikei, l'uomo scimmia della selva, esiste per tutti quelli che nella selva vivono, indios e bianchi. Noi seguitiamo a cercare, aprendoci la strada e il passaggio fino al luogo dove tutti ci hanno segnalato la presenza del Tikei. Qui non è mai passato un essere umano. Gli indios chiamano questo luogo foresta proibita. È evidentemente un tabù che l'etnologo spiega con la necessità di proteggere i cacciatori dal pericolo di perdersi in questa parte della selva, troppo lontana dai villaggi. La foresta proibita in cui noi ci addentriamo può nascondere veramente l'incredibile essere umanoide conosciuto anche da Jorge, il cercatore d'oro. Da questo luogo ci prepariamo ad osservare la vita più segreta e intima della selva. Qui piantiamo un accampamento modello in uno spiazzo dove abbiamo tagliato la vegetazione per difenderci dai serpenti e dagli altri animali. La nostra civiltà è ormai infinitamente lontana, sepolta anche nelle nostre menti. E in questo mondo i nostri strumenti, i fucili, la pentola, sembrano fuori posto. Ormai abbiamo imparato a vivere come gli indios. Conserviamo il fuoco sotto la brace e rami, secondo il costume a Guaruna. Perduti nel cuore della profonda selva, vicini al fascinoso mistero del Tikei, siamo avvolti in un ambiente magico, presente anche mentre lavoriamo alle piccole necessità di sopravvivenza. Ogni sera, all'imbrunire, la magia verde della selva si rompe davanti al buio profondo che cala rapidamente con il sole tropicale. Quando raccogliamo le note di quello che abbiamo osservato nella giornata, la mente torna per un momento alla civiltà lontana, a Lima, al suo rumoroso traffico, al nostro mondo dove il progresso sembra in contrasto con altre dimensioni e conoscenze dell'uomo. Ricordiamo quello che ci avevano detto prima di partire i professori di antropologia dell'Università di San Marco sull'ominide chiamato Tikei. I professori dell'Università di Lima ci avevano detto... La mitologia che si sta dando acá en el grupo de los Aguaruna es específicamente un mito del Tikei. La mitologia che si sta dando il gruppo Aguaruna è specificatamente un mito del Tikei, un uomo scimmia che è apparso sulla scena, qui nella nostra selva, e che ha una certa somiglianza con l'uomo scimmia o l'anello perduto di Darwin. Chiaro, però questo è altro, potrebbe essere oggetto di una chiarificazione. Un fatto è che esiste questa credenza.
si potrebbe essere originata per diversi motivi. Una credenza può talvolta tradurre un'interpretazione data dai nativi della loro realtà attuale. Ora bisogna vedere quando e come è sorto questo mito. Non credo che sia recente, no. E se è antico, in che circostanza è apparso? Questo potrebbe far pensare che per loro c'è un mondo perduto nella selva come nell'Europa di oggi. Un'analisi di questo mito non ci può chiarire qual è la visione che la Guaruna ha della sua realtà di questo momento. Ora, se c'è una somiglianza con l'uomo scimmia concepito dalla scienza occidentale, non credo che questa somiglianza sia tanto funzionale qui. Gli Aguaruna, nella loro situazione attuale, hanno una caratteristica totalmente diversa da quella che ha generato nella cultura occidentale la concezione dell'uomo scimmia. Potrebbe essere questa l'espressione di un uomo oppresso, di un tipo d'uomo che ancora non è arrivato a realizzarsi. Questa interpretazione potrebbe spiegare un costume che è molto diffuso tra gli Aguaruna e che è il suicidio. Con la costante oppressione della cultura nazionale, con la incorporazione nella società diversa che avanza, a contatto con i nuovi costumi tornano nelle loro comunità dove si suicidano. Oppure ritornano nel fitto della selva e vivono isolati persino dalle loro comunità d'origine. Mito o realtà? La scienza è lontana 100.000 leglie dal groviglio magico della selva che avvolge le nostre menti con la fascinosa problematica del misterioso essere chiamato Tikei. Noi siamo qui, in un mondo dove un mito può essere una incredibile realtà. Il Tikei lascia intorno a sé tanti piccoli fiumi. Troviamo un fiore reciso da uno strappo. Il fiore è intatto. Il gambo è stato ritorto e tagliato. Soltanto una mano poteva farlo. Nessun animale avrebbe potuto far questo. Il Tikei, un mito per l'etnologia, è una realtà per l'indio. Noi siamo qui e per la nostra curiosità scientifica abbiamo violato la foresta proibita. Noi raccogliamo le ultime testimonianze sull'esistenza del Tikei. L'antropoide che gli indios vedono e incontrano nella selva e di cui hanno reso larga testimonianza rappresenta in modo inquietante la stessa immagine che l'uomo e la scienza moderna hanno dato al nostro antichissimo progenitore.